che partecipano alla massima competizione, l'Inter che gioca con il Benfica, ma soprattutto c'è uno splendido Real Napoli, o meglio Napoli Real, visto che si gioca alla Maradona. Una partita con tanti significati, queste sono due squadre che almeno sulla carta dovrebbero passare il turno in questo girone, ma il significato vero e proprio tra i tanti è il ritorno a Napoli di Carlo Ancelotti. Proprio a Napoli, come sapete, Ancelotti ha allenato per un anno e pochi mesi, un'esperienza molto turbolenta, forse la più turbolenta della sua carriera, licenziato nella hall di un albergo, il Vesuvio, davanti al Grand Hotel Vesuvio, davanti a dei testimoni involontari proprio da Aurelio De Laurentiis, come se fosse un rapporto tra un rappresentante e un proprietario di un'azienda, insomma, un licenziamento tra due che tra l'altro si stimano abbastanza curioso, avvenuto nello stesso hotel dove il Real ha alloggiato in questa sua parentesi napoletana. Quindi sicuramente Ancelotti non è superstizioso, non lo è anche perché ragionando gli è andata bene poi alla fine di essere stato licenziato dal Napoli in quel periodo. Seguite un attimo il discorso. Ancelotti era reduce dal famoso ammutinamento dei giocatori. Lui, un player coach, come dicono gli inglesi, gli anglosassoni, non aveva preso né le parti dei giocatori né tantomeno quelle della società, cosa che non era piaciuta a De Laurentiis. Nonostante avesse vinto 4-0 in Champions col Gent e quindi avesse portato il Napoli agli ottavi, De Laurentiis aveva deciso di licenziarlo. L'allenatore si era ribellato, De Laurentiis aveva continuato per la sua strada, alla fine lo ha cacciato. E così da quel momento è rinato Carlo Ancelotti, perché a parte una parentesi con l'Everton disgraziata, ma fortunatamente per Carletto molto ma molto breve, Ancelotti è tornato al Real Madrid e lì ha vinto una Champions, ma soprattutto per lui un campionato, quindi la Lega Spagnola. Perché soprattutto per lui? Perché grazie a questo lui è diventato l'uomo dei record, l'unico allenatore al mondo ad aver vinto un titolo in cinque leghe differenti: il Real Madrid con la Lega Spagnola, il Chelsea con ovviamente la Premier, il Bayern di Monaco con la Bundesliga. Poi cosa abbiamo? Abbiamo ovviamente il nostro campionato con il Milan, con il quale Ancelotti appunto ha conquistato lo scudetto. Quindi sono cinque leghe differenti con un allenatore che ha un record che secondo me non verrà mai scalfito, perché sarà molto dura arrivare a un livello simile. Se De Laurentiis non lo avesse cacciato dal Napoli, tutto questo Ancelotti non l'avrebbe tra le mani. Non so che squadra potrebbe allenare in questo momento, sicuramente non il Real, perché al momento il Real lo avrebbe sostituito appunto la scelta di Ancelotti con qualcun altro. È tutto fanta calcio passato, tra l'altro, però comunque Ancelotti deve in un modo o un altro quasi ringraziare De Laurentiis, del quale peraltro è rimasto anche, mi dicono, molto molto amico, in ottimi rapporti. Questo è il calcio. Ogni tanto ci sono anche delle sfumature curiose, al di là di tutte le polemiche che riguardano giocatori, risultati, tensioni e via dicendo. Stasera comunque poi sul campo sarà tutta un'altra cosa. Un Real giovanissimo soprattutto davanti affronterà un Napoli rilanciato dagli ultimi due risultati, che appunto in Champions verificherà le qualità di qualche inserimento, pochi diciamo rispetto all'anno scorso, ma soprattutto lo stato di forma di Osimhen contro, senza voler dire nulla ad esempio del Lecce, contro una difesa sicuramente differente da quella salentina. Noi ci vediamo da queste parti domani.